liste sono schifose, fatte da Renzi solo per rimanere per i prossimi 20 anni al potere. Schiforme costituzionali, schiforme elettorali che distruggono la democrazia parlamentare nel nostro paese. Quindi siamo qui per i comitati per il no, un bel no per mandare a casa Renzi, per non far passare queste schiforme della nostra Costituzione fatte a colpi di maggioranza di notte con la violenza di cui solo è capace Renzi. E noi siamo i comitati del no, ma c'è anche la sinistra, c'è anche il Movimento 5 Stelle, per un potenziale di oltre il 65% degli elettori italiani che si sono già espressi per il no. I no nei sondaggi è in vantaggio, aspettiamo solo la data dalla Corte di Cassazione per decidere sulla campagna referendaria, settembre, ottobre, e per votare a novembre per il no. No a Renzi, no alle riforme costituzionali, per un centrodestra unito di governo. Senta, ci troviamo a Viareggio dove tra poco verosimilmente si tornerà alle amministrative dopo la sentenza del TAR. Centrodestra unito? Direi proprio di sì, anche grazie al no al referendum. Il no al referendum unisce tutto il centrodestra e il centrodestra unito vince non solo al referendum ma anche a Viareggio. Senta, l'ultima domanda poi la lasciamo, avrà sicuramente appreso la notizia del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi colpito con delle tame durante la manifestazione, che segnali sono questi? Solidarietà ovviamente per chi è oggetto di violenza, forse il Presidente Rossi qualche domanda dovrà per farsi. Gentilissimo.